All'indomani della unificazione nazionale, il meridionalista Pasquale Villari affermò che l'Italia aveva nel suo seno un nemico più potente dell'Austria. Si riferiva all'ignoranza degli italiani, al 74% di analfabeti. Sembra strano dire che adesso, a distanza di 150 anni, la situazione è sostanzialmente simile, ovviamente in modo diverso. I dati di un'indagine OCSE pubblicata nell'ottobre scorso ci ricordano che il 70% della popolazione adulta del nostro paese non possiede le competenze ritenute minime, indispensabili per poter vivere da cittadini consapevoli nel XXI secolo. Siamo all'ultimo posto nei paesi europei per quanto riguarda la literacy, cioè le competenze linguistiche, al penultimo posto per quanto riguarda la numeracy, le competenze numeriche, matematiche. Il costo di questa ignoranza pesa come un macigno sulla possibilità di sviluppo del nostro paese. Ricordiamoci che siamo in una economia che dovrebbe essere fondata sulla conoscenza e in cui i paesi che investono di più in istruzione e cultura sono quelli che viaggiano più velocemente. Invece l'Italia è un paese che ha la metà dei laureati della media europea, molti meno diplomati della media europea, uno scarsissimo numero, poco più del 3% di persone occupate nei settori ad alto livello di innovazione. Il livello del capitale umano, la qualità del capitale umano dovrebbe essere quello a cui i nostri governanti dovrebbero prestare maggiore attenzione. Lo ha ricordato recentemente anche il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, quando ha detto che un paese povero di risorse naturali e in ritardo su tanti fronti dovrebbe investire più della media nella conoscenza. E invece questo non accade. Gli italiani vanno a scuola meno dei nostri fratelli europei e dei paesi avanzati, il numero di iscrizioni all'università cala e complessivamente assistiamo ad uno strano fenomeno. Pur essendo una risorsa scarsa, quella del numero di persone qualificate, di laureati, eccetera, abbiamo un elevatissimo livello di disoccupazione intellettuale, sembra una contraddizione. Questo dipende ovviamente da un sistema produttivo che è talmente invecchiato e debole che non è in grado neppure di assorbire la manodopera più qualificata, quella su cui dovremmo puntare per crescere di più. L'Italia ha disinvestito negli anni scorsi in istruzione, sono diminuiti di molto gli investimenti in scuola e università, soltanto la Grecia e il Portogallo hanno fatto peggio di noi. L'Italia costringe molti dei nostri laureati ad emigrare ed abbiamo una stranissima situazione. Malgrado tutto questo, sembrerebbe esserci però un barlume di speranza. Se guardiamo i progetti di ricerca europei, vediamo che mediamente i ricercatori italiani riescono ad ottenere finanziamenti più degli altri paesi, però vediamo anche che gran parte di questi progetti vengono realizzati all'estero, perché l'Italia non è in grado di ospitare i progetti più importanti, i progetti migliori, quelli su cui dovremmo puntare. Questo è il paradosso di un'Italia senza sapere.